Ci siamo, ultimi preparativi per la sesta stagione di Roma Incontra. Stessa formula, stesso stile, stessa qualità. E allora, dai, subito l'annuncio dei protagonisti della prima puntata. Partiamo da Mauro Calise, sociologo e autore di un libro che fotografa alla perfezione la politica di oggi, infarcita di populismo e assuefatta al servilismo verso i leader di turno. Eh sì, perché fu proprio Calise a teorizzare il partito personale in salsa berlusconiana a suo tempo. E oggi contrappone la democrazia del nuovo leader, cioè di Renzi. Ma siamo sicuri che ci siano le premesse per un altro ventennio carismatico come quello di allora? Calise risponde dicendo che questo è un momento decisivo per la nostra storia politica e che dunque, beh no, non ve lo dico, lo scopriremo insieme. A seguire una grande firma del Corriere della Sera per Luigi Battista, che ci presenterà il suo nuovo libro, un racconto autobiografico in cui riapre le ferite del rapporto con il padre fascista, un legame ricco di sentimenti contrastanti, dall'affetto alla stima, passando per la vergogna e l'opposizione politica. Insomma, un'intensa vicenda familiare ambientata in un momento tormentato della nostra storia in cui l'appartenenza politica era sinonimo di identità, tanto forte da suscitare persino un odio tra padre e figlio. Insomma, una storia che ci domanderemo se è ripetibile o irripetibile oggi. E poi affronteremo uno dei temi più caldi dell'attualità, i diritti civili e l'adozione per le coppie gay. Lo faremo insieme ad un acuto e mai banale osservatore delle dinamiche sociologiche del nostro paese, Domenico De Masi. Con lui, che aveva già toccato l'argomento nel suo ultimo libro, ragioneremo se la legge appena votata dal Parlamento è un compromesso frutto di freni religiosi e morali che non rispecchiano l'evoluzione dei tempi oppure no. Insomma, come spesso avviene, la società si evolve e la politica è costretta in affanno a rincorrere? È questo il caso? Ne parleremo con lui. Infine ospiteremo Guido Tonelli, fisico del CERN di Ginevra e protagonista insieme a Fabiola Giannotti della scoperta scientifica del secolo, il famoso bosone di Higgs, la cosiddetta particella di Dio, da cui è nato tutto l'universo. Partendo dal suo ultimo libro, Tonelli ci aiuterà a capire in che cosa diavolo consiste questa incredibile rivelazione e quali effetti concreti potrà avere sulla nostra vita. E poi ci avventureremo in un viaggio alla scoperta dei segreti dell'universo, sempre attenti a non superare il confine che separa scienza e fantascienza. Insomma, quale altro modo migliore per ricominciare bene se non questo? E quindi appuntamento a lunedì 29 febbraio alle 18.30 allo spazio teatrale di Palazzo Santa Chiara a Roma e mercoledì 2 in seconda serata sulle più importanti emittenti regionali. Vi aspetto!